YouTube, ben ritornati sul mio canale. Nuovo video, parliamo di tappeti erbosi, l'aggiornamento che vi avevo promesso dopo una settimana esatta dalla posa del mio nuovo tappeto erboso di Cynodontactylon, quindi Bermudagrass Macroterma. Ho lasciato la festucca, ne ho una piccola parte nella zona ombreggiata. Quindi spero abbiate seguito tutte le lavorazioni, anche chi mi fa domande invito a guardare tutti i video che ci sono stati, quindi dal diserbo della festucca rondinaccia che avevo sino poi alla posa della scorsa settimana dei rotoli di Cynodontactylo. Oggi andiamo a verificare se le zolle hanno radicato o stanno radicando. Ho posato su sodo, quindi il terreno non è stato lavorato, è stato diserbato, è stato poi bruciato, perché avevo bruciato tutta la parte morta anziché rasarla e portarla a zero, l'ho direttamente bruciata, e quindi poi ho posato il prato. Perché non ho lavorato il terreno? Perché lavorarlo mi avrebbe portato sicuramente a perdere i livelli, l'avrei dovuto livellare nuovamente, perché l'avrei dovuto fresare, l'avrei dovuto ripulire e probabilmente si sarebbe riempito di infestanti quali la digitalia che si sta sviluppando nel mio orto. Magari ne parleremo poi della digitalia in un prossimo video, ma ne trovate anche altri nel mio canale. Quindi se avessi lavorato il terreno avrei fatto sicuramente molto più lavoro rispetto a quello che ho fatto adesso, che non comporta nessun problema ai rotoli, perché radicheranno ugualmente. Ma anche se avessi messo rotoli di festucca sarebbe stato lo stesso. Allora, una volta che ho posato il tappeto erboso, la parte più importante era idratarlo e irrigarlo. Fortunatamente ho irrigato, ma c'è stata una settimana intensa di pioggia, tutt'oggi ha piovuto, adesso ha smesso un po', non fa particolarmente freddo, anche se le temperature si sono abbassate, ma la prossima settimana avremo un rialzo veramente pazzesco, passiamo da 14 a 27. Quindi come si fa per vedere se le zolle hanno radicato? Molto semplice, ne si prende una e la si prova a tirare. Infatti le zolle hanno e stanno radicando, non vengono su. Se la zolla fosse stata... ovviamente se la zolla non avesse radicato l'avremmo sollevata in un batter d'occhio, perché sono appoggiate. Quindi guardate, non vengono proprio su. Ora andiamo a vedere da vicino le radici che si stanno sviluppando. Alzo proprio una zolla e vi faccio vedere l'apparato radicale. Allora, proviamo a alzare questa. Faremo un po' di fatica, però non voglio danneggiarla. Guardate, guardate le radici. Proviamo un po'. Non la voglio togliere, ragazzi, però guardate quante radici si stanno ancorando. Ora queste le ho tirate, però le altre sono tutte... guardate, non viene, se tiro su, non viene. Questo per farvi vedere in una settimana come si è ancorato al terreno. Procede molto bene, probabilmente prossima settimana vediamo se già tagliare, perché il tappeto erboso ancora non sta vegetando, sta iniziando, noteremo ovviamente la crescita, però ci vuole caldo. La macroterma ha bisogno di temperature sopra i 20 gradi per vegetare. Quando faremo poi il primo taglio vedremo anche se concimarla, ma questo lo affronteremo nei prossimi video. Appunto vedremo la concimazione dopo la posa. Già vi avevo detto che questo tappeto erboso sicuramente è già stato concimato dal produttore, però ovviamente ha bisogno di nutrimento, quindi glielo daremo. Questo giallo che vedete è normale, oltretutto quando è stato zollato il tappeto erboso non era ancora pronto, diciamo che le temperature stavano iniziando ad aumentare, poi c'è stato uno sbalzo. Comunque questo giallo è normale, si uniformerà tutto in meno di un mese neanche. Io penso che a metà giugno qua starò già tagliando parecchio, quindi sarà tutto uniformato e credo che anche le zolle, le giunture non si vedranno neanche più.
Quindi niente, questo era un aggiornamento. Per qualsiasi domanda scrivete sempre qua sotto, cercherò di rispondere a tutti se avete dubbi, problemi. Inoltre iscrivetevi, mi raccomando, al canale per rimanere sempre aggiornati. Attivate appunto la campanella per le notifiche. E poi, se volete, pagina Facebook, Instagram, Greenhouse Italia. Vi aspetto con un prossimo video. Ciao!